e diretti interessati del settore. Di questo siamo chiaramente soddisfatti, però resta l'ingiustificabile assurdità della neutralità finanziaria. Per proposte finalmente in parte condivisibili non si prevede un euro di stanziamento economico. Le amministrazioni pubbliche infatti dovranno arrangiarsi con le risorse che hanno già. E allora che la facciamo a fare questa legge? Per poi accusare regioni, enti locali e perfino i ministeri di non attemperare e sentirci rispondere ma non ci avete fornito gli strumenti necessari? Quando la finiremo con questa storia? Speriamo in questi giorni, ma restano i miei dubbi. Grazie. La ringrazio, onorevole Fabbri. Grazie Presidente, gentili colleghi, come è stato detto questa è una proposta di legge che nasce da altre 13, quindi siamo a discutere un testo di legge unificato che è nato a seguito della presentazione di altre 13 proposte di legge di colleghi dei diversi gruppi parlamentari e che prende il via da notizie di cronaca che hanno evidenziato all'attenzione appunto dell'opinione pubblica e anche della politica negli ultimi anni di atti di maltrattamenti ed abusi nei confronti di minori e persone anziane o disabili che sono in condizioni di vulnerabilità per via della loro età o per condizioni personali. Queste proposte di legge, come è stato evidenziato anche dai colleghi in precedenza, è nato da una serie di audizioni e di condivisioni, diciamo di discussioni, di approfondimenti su un tema particolarmente rilevante ed importante come quello della tutela di persone appunto vulnerabili e fragili per la propria condizione anagrafica o di vulnerabilità personale. E questo testo nasce, quindi diciamo, ha trovato un grandissimo miglioramento dalla collaborazione fra la prima Commissione Affari Costituzionali e la Commissione Lavoro, nonché dai suggerimenti che sono derivati dai pareri preventivi delle Commissioni Cultura, Istruzione, Welfare e Giustizia. Il testo si pone quindi l'obiettivo di prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di minori negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. Nonché pone una delega al governo in materia di formazione del personale e disciplina la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte. Si pone quindi questa legge l'obiettivo di affrontare il tema della tutela delle persone vulnerabili con diverse azioni, in particolare, diciamo, da tre punti di vista. Il primo, quello che è diventato quello più importante, è quello di investire sulla formazione iniziale e sulla formazione obbligatoria permanente del personale delle strutture appunto educative e di cura di cui è l'oggetto la proposta di legge. L'obiettivo è quindi di investire su chi interviene con attività educative e di cura nei confronti delle persone vulnerabili, facendo tesoro e restando comunque al centro dell'attenzione il patto educativo e l'alleanza terapeutica che sono alla base, diciamo, delle attività degli asili nido, delle scuole per l'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per persone anziane e disabili. Il Governo dovrà quindi emanare un decreto legislativo per la definizione di modalità della valutazione attitudinale per l'accesso alle professioni educative di cura e delle modalità di formazione obbligatoria iniziale e permanente delle stesse persone, con i criteri che sono meglio delineati nella proposta di legge. Per la prima volta però si tiene anche conto del tema dell'logoramento di queste professioni, perché se è vero che da un lato siamo di fronte ad un'utenza fragile, vulnerabile appunto per le condizioni legate all'età o alle condizioni personali e che quindi richiede una particolare attenzione e professionalità da parte di chi si occupa del processo educativo di cura di questi soggetti, dall'altro sono soggetti che nello stesso tempo presentano una complessità e quindi anche
diciamo, un particolare investimento da parte del personale, quindi anche il rischio di un progressivo logoramento psicofisico di questo personale, che quindi va supportato e sostenuto sia nel lavoro quotidiano, attraverso la previsione di equipe di operatori che vengono previsti in legge, che quindi possono valutare quotidianamente, precocemente, l'insorgenza di eventuali criticità e individuare già al loro interno possibili soluzioni per affrontare le criticità che si presentano nella quotidianità del lavoro, e nello stesso tempo favorendo, attraverso il confronto fra operatori stessi, la crescita, la condivisione e la crescita professionale del personale. E si rafforza, si sottolinea, anche se questo, come è stato detto, avviene già in altre leggi, dalla buona scuola alla legge che è in via di, che è già stata, diciamo, che è in discussione in Parlamento, dello 06, e anche prima veniva ricordata nella legge sugli educatori professionali, si comunque valorizza anche il ruolo delle famiglie e dei familiari con gli operatori che si prendono appunto cura dei soggetti di cui ci stiamo occupando. Ritengo particolarmente importante appunto in questa legge non solo l'investimento e la sottolineatura dell'importanza della formazione iniziale, della formazione permanente, del supporto per equipe di operatori, ma anche il supporto di equipe psicopedagogiche territoriali, appunto nel sostegno al progetto, al patto educativo, ma anche all'alleanza di cura, anche il farsi carico da parte dei datori di lavoro di adeguati percorsi di sostegno e di ricollocamento del personale che dovesse rivelarsi in burnout, proprio perché il lavoro è da ritenersi particolarmente gravoso e a rischio di logoramento, al di là di quella che è la propensione, la passione e l'impegno degli operatori stessi. La legge poi, oltre ad intervenire, diciamo, a chiedere una particolare attenzione a questo tema della formazione della professionalità degli operatori, interviene anche su un altro filone, che è quello di chiedere al Ministro della Salute, in collaborazione, in intesa con le conferenze Stato permanenti, Stato Regioni e Autonomie di Trento e Bolzano, oltre che le organizzazioni sindacali, di emanare delle linee guida per ampliare e regolamentare gli orari di accesso nelle strutture, perché è evidente che anche la possibilità di accedere, in particolare nelle strutture socioassistenziali e sociosanitarie, al di là degli orari che già sono regolamentati, può costituire un ulteriore strumento di prevenzione e di deterrenza rispetto a situazioni di maltrattamento o d'abuso, attraverso il controllo diretto, il controllo sociale che possono esercitare i familiari nell'accesso alle strutture, nella visita ai parenti. E la videosorveglianza è il terzo strumento con il quale si intende agire per prevenire diciamo, i casi di maltrattamento ed abuso, e quindi lo si va a regolamentare. Lo si va a regolamentare prevedendo appunto che la telesorveglianza sia una possibilità, uno degli strumenti che può essere attivato come elemento di deterrenza all'abuso e maltrattamento, le cui poi registrazioni dovranno essere regolamentate da un provvedimento del garante per la privacy e potranno essere utilizzate secondo le norme del codice di procedura penale solo a seguito di denuncia di reato. Quindi, diciamo, è una possibilità, è uno strumento, ma sicuramente, come è già stato ricordato da altri colleghi, non è il principale strumento di deterrenza e prevenzione di situazioni a rischio. Le modalità con cui è stata regolamentata nell'articolo 4 appunto l'uso delle telecamere tiene conto della contemperazione dei diversi interessi in gioco, quindi principalmente la tutela dei soggetti vulnerabili che ricordavamo prima, ma che va ricordato vanno tutelati anche nella loro dignità e nella loro privacy, tant'è che si ricorda come in particolare per quanto attiene i disabili e le persone anziane allettate c'è una convenzione delle Nazioni Unite proprio a tutela della dignità delle persone disabili. Quindi l'articolo 4
prevede appunto questa contemperazione di interessi. Si diceva prima, le telecamere sono uno degli strumenti, una possibilità, non un obbligo, non l'investimento principale sul quale si intende agire per tutelare le persone vulnerabili. Le informazioni potranno essere usate solo a seguito di notizia di reato e secondo le norme del codice di procedura penale, potranno essere installate a seguito di accordi sindacali, aziendali o territoriali o nazionali, e su provvedimento appunto a seguito della regolamentazione del garante della privacy. Un ultimo elemento che vorrei sottolineare è il fatto che si coglie l'occasione per esplicitare che le webcam sono vietate all'interno di queste strutture. Noi sappiamo invece bene che questa azione è già stata attivata sul nostro territorio. Riteniamo invece che vada a ledere il rapporto educativo e anche di fiducia e di responsabilità fra gli operatori, gli insegnanti e gli operatori, i genitori, ma anche gli stessi ragazzi, e quindi insomma si coglie l'occasione con questo provvedimento per da un lato regolamentare la sorveglianza e dall'altro vietare invece le webcam laddove non sono assolutamente né necessarie né proporzionate agli obiettivi che ci si pone. Grazie. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Maestri. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, dinanzi ai casi noti di violenza e maltrattamenti nei confronti di minori negli asili nido, scuole d'infanzia e di disabili anziani che siano ricoverati in luoghi di cura e strutture sociosanitarie, non si può e non si deve transigere. Ma nello stesso tempo occorre utilizzare la giusta cautela per evitare di far passare l'idea che tali comportamenti siano generalizzati nel Paese o che costituiscano non l'eccezione negativa, ma la normalità. E dico questo nella consapevolezza che alcuni di questi casi sono avvenuti nella mia provincia, a Parma, ma anche con la stessa consapevolezza per cui ritengo che questi casi non costituiscano, dicevo prima, che se non un'eccezione negativa in una rete di servizi pubblici comunque dignitosi. La necessità quindi di dare tutela a categorie